C'è un elemento fondamentale che lega l'Alto Adige al Veneto ed anche al Trentino e al Friuli Venezia Giulia. È quel territorio montano di straordinario valore e bellezza, ammirato da turisti di tutto il mondo e conosciuto come Dolomiti. Un territorio meraviglioso, spesso difficile da vivere, plasmato nel suo paesaggio dalla paziente opera dell'uomo, attraverso secoli di storia al di là di ogni divisione amministrativa, culturale o linguistica. Le Dolomiti si sono fatte conoscere con questo nome ben dopo la scoperta scientifica di Déodat Dolomier. Con lo sviluppo del turismo e dell'alpinismo, la loro fama si è via via accresciuta e con essa anche un interesse più approfondito. Le Dolomiti si configurano come un insieme unitario, ma in realtà è assai articolato e complesso, sia dal punto di vista geografico-paesaggistico che da quello geologico-geomorfologico. Uno straordinario arcipelago fossile, sviluppato su un'area di circa 142.000 ettari. I 9 sistemi dolomitici che lo compongono interessano i territori di 5 province, caratterizzate da un quadro istituzionale e amministrativo assai diversificato: Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine, dove si parlano 4 lingue differenti ufficialmente riconosciute, come l'italiano, il tedesco, il ladino e il friulano. Il solo fatto di viverci nelle Dolomiti è però già di per sé un fattore unificante, pienamente in linea con il significato dei confini che uniscono. Soprattutto dal 26 giugno 2009, quando le Dolomiti sono state iscritte nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Chi vive qui ha da allora un ulteriore motivo d'orgoglio, che richiede d'altra parte anche un maggiore senso di responsabilità. In questo contesto si inserisce il ruolo della Fondazione Dolomiti UNESCO, costituita il 13 maggio 2010 con funzioni di gestione e coordinamento del Bene Dolomiti, referente univoco nei confronti del Ministero Italiano dell'Ambiente e del Comitato per il Patrimonio Mondiale. La Convenzione UNESCO del 1972 per il Patrimonio Mondiale stabilisce infatti che beni culturali e naturali, siti in varie parti del mondo e di importanza universale, debbano essere conservati quale patrimonio di tutta l'umanità. L'iscrizione delle Dolomiti è dunque il coronamento di un percorso che ha condotto dalla candidatura, nel dicembre 2004, alla Dichiarazione di Siviglia del 2009. Così recita la dichiarazione. I 9 sistemi montuosi che compongono le Dolomiti, patrimonio dell'umanità, comprendono una serie di paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale. Le loro cime, spettacolarmente verticali e pallide, presentano una varietà di forme scultoree che è straordinaria nel contesto mondiale. Queste montagne possiedono inoltre un complesso di valori di importanza internazionale per le scienze della Terra. La quantità e la concentrazione di formazioni carbonatiche estremamente varie è straordinaria nel mondo e contemporaneamente la geologia, esposta in modo superbo, fornisce uno spaccato della vita marina nel periodo triassico, all'indomani della più grande estinzione mai ricordata nella storia della vita sulla Terra. Paesaggi sublimi, monumentali e carichi di colorazioni delle Dolomiti hanno da sempre attirato una moltitudine di viaggiatori che sono stati fonte di innumerevoli interpretazioni scientifiche ed artistiche dei loro valori. 2 sono i criteri considerati nell'iscrizione delle Dolomiti a patrimonio dell'umanità, il 7° e l'8°.
Il settimo si riferisce all'alto valore estetico-paesaggistico del bene. L'ottavo a quello geologico e geomorfologico. Nelle Dolomiti possiamo percepire l'antica geografia delle isole tropicali con gli atolli, con i bacini profondi. Possiamo proprio immergerci in quello che era una geografia del passato. Mi piace chiamare queste montagne arcipelago di montagne perché rende molto l'idea di quello che effettivamente sono. Essere un bene iscritto nella lista del patrimonio mondiale significa essere straordinariamente rappresentativo delle ricchezze culturali e naturali del nostro pianeta, da trasmettere alle generazioni future. L'eccezionale aspetto paesaggistico delle Dolomiti è evidente a tutti. Quello geologico è più conosciuto tra gli appassionati e naturalmente dagli esperti in materia, che considerano l'esposizione delle rocce dolomitiche come un libro aperto sulla storia della vita, in un arco temporale compreso circa tra i 400 e i 100 milioni di anni fa. È però essenzialmente tra i 280 e i 120 milioni di anni fa, per lo più in ambiente sottomarino, che si sono formate le rocce oggi tanto ammirate sulle più famose cime dolomitiche. Porfidi, sedimenti calcarei, tufi vulcanici, arenarie, dolomie, eccetera, hanno restituito testimonianze di una mutevole vita terrestre e sottomarina attraverso milioni e milioni di anni. Resti fossili di organismi vegetali e animali, dalle piante tropicali ai molluschi, ai sauri, forme di vita di un passato remoto, oggi osservabili al meglio, grazie ai diversi musei e mostre, come la mostra itinerante promossa proprio dalla Fondazione Dolomiti UNESCO. La Fondazione Dolomiti UNESCO è nata nel 2010 su precisa indicazione di UNESCO, perché non esiste al mondo, e non è un'esagerazione affermarlo, un bene UNESCO tra i più di 1000 iscritti nella lista del patrimonio che sia così complesso dal punto di vista della gestione, perché è un bene seriale. Che cosa vuol dire? Che sono 9 isole, 9 sistemi montuosi che spaziano dalle Dolomiti di Brenta ad ovest, quindi quasi al confine con la Lombardia, fino al sistema delle Dolomiti Friulane d'Oltrepiave, che è condiviso tra la provincia di Belluno e le province di Udine e Pordenone. Quindi un bene seriale formato da 9 isole, da 9 sistemi, un arcipelago fossile, così è stato definito, che però non solo è seriale appunto, ma è anche condiviso da 5 province diverse, da 5 amministrazioni molto eterogenee dal punto di vista della storia, ma anche dell'amministrazione, della parte istituzionale, della cultura, della lingua che si parla. E non a caso anche lo stesso logo della fondazione e il nome della fondazione riporta la dicitura Dolomiti nei 4 idiomi principali che si parlano all'interno di questo complesso territorio. Quindi accanto a Dolomiti abbiamo il Dolomiten tedesco, Dolomites ladino e Dolomitis in friulano. A significare il grande sforzo anche culturale che è stato fatto in fase di candidatura, che poi ha portato nel 2009 al grande risultato del riconoscimento, per poi avere questo strumento inedito a livello mondiale, questo vorrei sottolinearlo ancora una volta, per la gestione di questo bene così particolare, così bello, che ha affascinato generazioni di viaggiatori, di alpinisti, ma anche insomma frutto del lavoro di chi ha
abitato queste valli e tuttora continua a resistere nelle terre alte mantenendo il territorio. Quindi questo bene di inestimabile bellezza e importanza anche dal punto di vista della geologia e della geomorfologia, esteso su un territorio così complesso, gestito da questa fondazione che è un referente unico nei confronti di UNESCO e del Ministero dell'Ambiente, ma che è formata di fatto dai territori che hanno la responsabilità della gestione di questo bene, quindi dalle province di Belluno, di Bolzano, di Udine, di Pordenone e di Trento. Sono 5 province a cui si affiancano le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Quindi anche una piattaforma stessa, la fondazione lo è sempre di più, un tavolo attorno a cui 7 assessori si riuniscono periodicamente per decidere le linee strategiche e politiche per la gestione del bene UNESCO, e una struttura molto snella formata da 3-4 persone che invece gestisce le attività su base quotidiana. La Fondazione Dolomiti UNESCO ha sede operativa a Cortina d'Ampezzo. Il suo statuto stabilisce che la presidenza spetti a ciascuna delle 5 province interessate, a rotazione triennale, in ordine alfabetico. Nel 2009 l'UNESCO ha iscritto le Dolomiti tra i patrimoni naturali dell'umanità. Nel 2010 nasce, in accordo con l'UNESCO, la fondazione, il cui compito è proprio quello di favorire la collaborazione e il coordinamento tra i vari enti territoriali. La provincia di Bolzano ha creduto nel progetto Dolomiti UNESCO fino all'inizio. A questo proposito vorrei ricordare Arthur Kammerer, grande e instancabile animatore di questo progetto, che purtroppo è scomparso recentemente. Quello della fondazione è soprattutto una sfida culturale. Siamo ben consci del fatto che 100 anni fa c'era la guerra su questi monti. Sappiamo che parliamo lingue diverse, che facciamo parte di diverse regioni e province, però siamo anche ben consci del fatto che solo se collaboriamo, se ci mettiamo insieme, siamo in grado di portare avanti questa sfida. E la sfida è di lavorare per uno sviluppo sostenibile. Ogni 6 anni il Centro per il Patrimonio Mondiale UNESCO monitora lo stato di conservazione e gestione del sito per mezzo di esperti della IUCN, International Union for Conservation of Nature. Lo scopo di queste valutazioni, svolte anche tramite visite sul campo, è la verifica del livello di attuazione degli obiettivi che la Fondazione ha dichiarato nel proprio programma pluriennale e lo stato di conservazione e gestione del bene. Promuovere la conoscenza, soprattutto favorire il dialogo tra le persone che abitano nel territorio delle Dolomiti, la Fondazione ha lanciato il Dolomites UNESCO Lab Fest, che è il festival, la festa delle genti delle Dolomiti. L'edizione zero è stata organizzata in provincia di Bolzano, in Alta Badia, a La Valle. Il tema era quello dello sfalcio, perché non esiste paesaggio, che è uno dei criteri su cui si basa il riconoscimento UNESCO insieme alla geologia, questo paesaggio di sublime bellezza, e il paesaggio in cui i prati vengono inesorabilmente inglobati dall'avanzata del bosco, diciamo, distrugge l'offerta, anche il pilastro su cui si basa l'offerta turistica e anche il criterio del riconoscimento paesaggistico per UNESCO. Quindi l'importanza di mantenere coltivato il paesaggio, di mantenere sfalciati i prati, l'abbiamo voluto fare in maniera anche un po' innovativa, con dei laboratori, con dei tavoli di discussione, ma anche in maniera divertente, organizzando le Olimpiadi dello sfalcio tra i rappresentanti delle 5 province delle Dolomiti UNESCO. Il Lab Fest è un'iniziativa itinerante, tematica, quest'anno dedicata al tema Sconfini,
quindi superamento del confine in senso fisico ma anche in senso lato, parlando di antropologia, di filosofia, di sport, superamento del limite anche appunto nella prestazione sportiva in montagna. Le iniziative di comunicazione della Fondazione si sono dunque sviluppate in diverse forme, anche innovative, alcune tecnologicamente all'avanguardia. Come per esempio la collaborazione tra la Fondazione Dolomiti UNESCO e Google, prima ente italiano la Fondazione a sottoscrivere un simile accordo con il colosso di Mountain View, per la mappatura online con tecnologia Street View dei principali percorsi delle Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, e quindi da Sydney piuttosto che da Calcutta o a Buenos Aires, ma anche naturalmente stando a casa nostra, possiamo camminare virtualmente facendo il giro per esempio delle Tre Cime per ammirare questo bene d'enorme e incomparabile bellezza, e soprattutto per far venire voglia a quanti non hanno ancora avuto modo di visitare Dolomiti di farlo con le proprie gambe. In ogni caso non si tratta di uno strumento di programmazione di una gita, ma di uno strumento innovativo di promozione di un bene di eccezionale bellezza. Un work in progress, un lavoro continuativo per la conservazione e la valorizzazione di un bene così complesso e vario, possibilmente supportando chi tra queste montagne speciali ci vive e lavora, con tutta la positività, ma anche con tutti i problemi che ciò comporta. Siamo molto felici di questa cosa, nonostante noi abitanti della zona siamo sempre stati da centinaia di anni quelli che hanno veramente tutelato queste zone, no? Questo è una cosa in più che sicuramente ci può aiutare a preservare il nostro territorio e a far sì che non vengano fatti degli abusi e che resti integro, insomma, per le prossime generazioni e per i nostri figli. È giusto preservare il territorio e quindi tutte le bellezze che l'UNESCO ha riconosciuto nelle Dolomiti, che sono uniche al mondo, però la gente deve viverci in questi territori, quindi bisogna conciliare le due cose, bisogna conciliare il bello e ciò che di valore c'è con la vita pratica. La difficoltà di vivere in montagna deve essere aiutata, perché ci sono delle scomodità, dei costi molteplici. Il rischio quindi della vita di queste vallate meravigliose è proprio quello che resti il bene paesaggistico, resti il valore, ma non ci sia più nessuno che le vive. Ma sono certo che chi ha adesso il potere di gestione e quindi di valutazione del da farsi faccia una cosa pratica, concreta e per il bene di tutti. Noi come Consorzio Turistico Alta Pusteria ovviamente ci aspettiamo tanto dalla proclamazione come patrimonio UNESCO delle Dolomiti. Noi ovviamente utilizziamo tanto il marchio per promuovere il territorio e ci aspettiamo sicuramente una clientela un po' diversa da quella che già abbiamo qua, magari altri mercati, altre persone, soprattutto anche magari mercati tipo Svizzera o ancora più lontani, e utilizziamo soprattutto il brand, il marchio dell'UNESCO per comunicare sui nostri siti, sui nostri stampati. Oltre a questo ovviamente la popolazione, la gente che vive qua, secondo me si aspetta anche una certa salvaguardia del patrimonio che abbiamo qua, un feeling, un sentimento di più per queste Dolomiti, per queste montagne, per questo bel paesaggio che abbiamo. La popolazione ha sicuramente delle aspettative, non, secondo me, non finanziarie, non come contributi, però come un aiuto, un sostegno nello sviluppo di prodotti nuovi. Si dice che il vero montanaro sia già di per sé in simbiosi con l'ambiente naturale in cui è immerso e sappia come trattarlo e rispettarlo. In buona parte è vero. Ma la consapevolezza è qualcosa che va oltre, anche oltre le nuove sfide che il tempo ci mette di fronte, con sempre maggiore frequenza. L'auspicio personale è che le Dolomiti non solo siano un patrimonio naturale dell'umanità,
e in questo senso vanno conservate, ma che insieme tutte le regioni e le province interessate riusciremo a portare avanti un importante progetto, è quello di organizzare meglio il traffico sui passi dolomitici. Sono convinto che l'attuale sistema di mobilità sui passi dolomitici è da ripensare. Il mio sogno è che fra 10 anni sui nostri passi dolomitici circoleranno esclusivamente biciclette e auto elettriche. Così le Dolomiti, patrimonio naturale dell'umanità, possono diventare veramente un esempio per l'umanità.